Oggi niente zaino del Napoli in sottofondo. Davvero hai messo, hai fatto pulizia? Ho fatto pulizia oggi, sì. Niente più napoletano, no! Oggi ho un annuncio da fare, ma lo faremo dopo. Vai Mauri, quando vuoi, primo video, togliamo sto Big Changus di merda. Ma salve. Un bellissimo video. Un po' di chitarre, tamburi. Un po' di casino. Oggi faccio una cosa più bella. Gioco okay. Con la mia PlayStation. Molto meglio. Effettivamente, è sicuramente più bello di fare altre cose. Beh, ciabatte il grande puffo. Bellissime, posso dire bellissime. Molto belle. Quante mila controller che non funzionano, però... Li rompe tutti giocando a FIFA. Ragazzi, li lancia quindi. Sì. Ma c'è una vasca da bagno in massaggio. È una vasca, sì. Ma è bellissimo, la voglio anch'io, cazzo. Bellissimo. Ma pensa che figo, Mario, giocare mentre ti fai la vasca. Dalla vasca, io mamma lo invidio, mia. Io vorrei rinascere in lui. Tanto costa Tsushima. Così a caso. Mi era accorto della tablet. Sono stato bocciato. 3 punti esclamativi. Prank. Ottimo. A mia madre. Haha, io ho fatto questo scherzo a mia madre. Peccato che era vero. Quello era sì lo scherzo epico. Prendilo così realistico. Ho fatto un anno in più a Litis. Pensate voi. Mamma. Voglio quanto urlo. Mamma. Ti ricordi che dovevamo parlare? Ah, hai detto che è tutto bene, no? Cioè. Cioè, abbastanza. Ho parlato anche con i prof? Lo so, però c'è un problema. Perché non me lo aspettavo neanch'io. Ma ha parlato con i prof? Per matematica 4. Ma tu mi hai detto che sei perfetto. Lo so, però. Ma quante materie hai sotto? No, non ci credo. Ma come? Come? Tutto quanto, ma sei pazzo? Che escalation c'è stata in 30 secondi? Un'attrice. Allora, è chiaramente falso, però che escalation c'è stata in 30 secondi? Tu sei pazzo? No, allora non sei più film. Addirittura. E tutto è partito da ho parlato che il professore ha detto che... È andato tutto bene. Tu non entri, non esci. Basta, cacciato a 15 anni. Mi avevi promesso, ma tu fai schifo. Oh! È diventata proprio una tragedia ma di quelle proprio da teatro, no? La madre ha avuto un'escalation incredibile di rabbia nell'arco di tipo 15 secondi. Prossimo video, Mauri. Allora, Rick, io mi ricordo più o meno che quando c'era Draft da te, hai visto dei video parecchio particolari. Ce n'era uno con un tizio, un politico, insomma. Quello di Agrigento. Ecco, io ne ho uno trentino. Trentino, devi cambiare. Più immigrati, meno immigrati. No, più immigrati, ostia. Trentino. Più meno immigrati. Sbagliato, ostia. Boh, basta. Allora, non riesco a capire se è serio o una caricatura di un leghista. Non lo so. Far andare sulla bici con mio nonno. Dai, parti adesso. Mi dai mezza pedale e parti. Parte di quasi dai. Mi aspetto già una bestemmia. La fa staccare, fa pigliare. Aspetta, vai fino a giù. Gira tu, dai. No, ma tu c'è la fish and ghoul, non può passare qua. Non ho capito niente. Io sono fish and ghoul. Qualcuno traduca. Per quanto riguarda Stefano Carboidrati, questa settimana non ha fatto potenti degustazioni. Ma ha fatto un grande sequel. Preparo una carbonara potente 2. Abbiamo messo il 2 nel titolo. Video oggi. Stazione da fumo e grissina. Sì, sì, la conosciamo bene. Ciao Dorati, come fa con le monster? Ah, attenzione, unboxing potente anche quello, sì. Lui il testo di qui l'ha passato comunque. Vabbè, ma lo sapevamo. Allora, tovagliolino per racchiudere il guscio. Conosco questo trucchetto particolare. Devo mettere la pancetta, ovviamente, ma cosa sto facendo? Allora, sembra tanta, lo so, però in realtà è poca, eh. Vabbè, se lo dici tu va bene. Sembra tanta, ma è poca. Stavolta un pomodoro, l'altra... È troppa! No, no, va benissimo, ma ho detto che è poca. Madonna. Gran colpo improvviso e splosciite. Splosciite, ha fatto anche l'onomatopea. Secondo colpo un po' troppo, stavo per dire che era un po' troppo forte. Vedi, quando ci metti troppa forza. Perfetto, tutto sporco. Il posto lo sapete, ma il formaggio nel dopo toglie un po' di sapore. Quanto è forte, sbatte. Io metto il formaggio perché è denso. Cioè non denso, è arancione. Ragazzi, non andrei mai a mangiare a casa di Stefano Carboidrati. Guarda le monster. Allora non è un meme. Cos'è? Ma Capadano. È tutto sbagliato. E io posso capire la pacetta perché lo faccio anch'io. È buonissimo comunque. Tra tutti i formaggi, perché il grana padano? Perché? Perché ti vuoi così male? E perché non chiudo il frigo? Ha ancora tempo per peggiorare comunque. Sì, infatti. E chiudi quel frigo! Tra un po' ci mettiamo il sale a dopo. Il frigo deve rimanere aperto tutto il tempo. Allora, da quanto non vedevamo il fornello? Ma quanto tanto hai fuoco, scusa? No, lo so. Ne metterà tantissimo.
Pensavo peggio. Basta! Ultimo! Ma come? No! Madonna! Abbiamo messo da tutto tanto. Avrà messo due etti di pasta almeno. Metto un po' di sale nell'uovo tanto. No, ma l'hai messo prima già! Ma perché? Lo scherzo! Ah! È oggettivamente una tortura guardarlo. È più pasta quella che mangio io. Succo di pera. Ma? È la Monster? Forse ne ha bevuta troppa. Potente assaggiazione. Mi è un po'. Se mi delude o no. Allora. Quindi questa è una potente assaggiazione. Bella fumante. Mi è salatissima. Che l'avresti mai detto? Non l'avrei mai detto. Ragazzi, due potenti buttare il succo alla pera. Come beve? È diventato una bestia, Mauri. Non... incredibile. Ti do 50 euro se mangiare da lui. Guarda, devi aggiungerci qualche zero, mi sa. Allora, raga, vi do un indizio. E con questo prodotto andrò a completare il mio set da gaming. Chi mi segue da tanto capirà subito. Sgamati. Non possiamo indovinare. Boom. Ah, una tastiera Empire Gaming. 19 anti-ghosting case. Cioè vuol dire che è resistente all'acqua. È resistente all'acqua, ma solo per 19 tasti. Ha 19 tasti impermeabili questa tastiera. Naturalmente oggi non c'è Emery. Un momento, vado a farvelo vedere. Oh no. Eccolo qui, GTA. ragazzi. Appena oggi, ragazzi, è arrivata. Però, ragazzi, c'è un piccolo problema. Il joystick non funziona. Come? Cioè, tatarà. Si è rotto. Non mi funziona. Ho provato pure col mio amico Giuseppe. Che saluto. Il mio amico Giuseppe, nella parte meridionale dell'Italia, potrebbe essere chiunque, letteralmente. Ragazzi, voglio continuare. Ragazzi, voglio continuare. Non crederei di avere solamente questo, ma ce ne ho altri. Però molto più vecchi, più handicappati. Come più handicappati? Ma cosa vuol dire? Okay. Questo qui, Cod. Call of Duty Advanced Warfare. Cosa? Advanced Warfare. Abbiamo questo altro gioco molto 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 strano. Che ma c'ha di strano? Sinceramente è una battaglia. Una questo. Però, ma non è serio. FIFA di questa FIFA, FIFA 19, FIFA 20, a me non mi piacciono però. L'ho accettato. Sì ragazzi, solamente tre giochi, solamente strani che non conoscevamo. Però, come ragazzi, non conosce? Non conosce Call of Duty e il wrestling, Mauri. Dai, non è possibile. Ragazzi, il mio gioco. Ah, vi avviso che questo qui, io naturalmente qui sto col cellulare, però da domani ci sarò con questa. No, rimani col cellulare, per favore. Samsung. Poi con Call of Duty mi fa sparare. Quindi vi dico solo una cosa. Scrivetemi qui sotto quale sarà il guasto. Perché ne sappiamo noi. Ringraziamento 100 iscritti. E che fai? Non lo vedi ringraziamento 100 iscritti di questo. Mari e Cri presentano. Gesù Madonna, mi ha spaventato. Questo video parla del ringraziamento dei 100 iscritti. Questo che è tutto. Gesù Madonna, ma è pazzo. Da premettere che mi oltre a dire di grazie mi il volume. Per favore, basta. Butto l'orologio di Mary in acqua. No, dai, questo l'ho visto. Ragazzi, si è visto da tanto tempo. Questo qui, ragazzi, va già nell'acqua. Perché, ragazzi, già l'avevo già provato. L'avevo già provato. E... già, ragazzi, ragazzi, già. Mary! Mary! Butto. Sono fatto a posto. Perdonami. Ho buttato l'orologio qui nell'acqua. Devo farlo vedere ai nostri fan, però. Ti sei fatto a posto? Sta nel secchio? È vero! No, dove stai? Questo che cos'è? Non l'ho fatto a posto. Non era subacqueo. Subacqueo. Rosio meridionale. Cazzo registri. E poi stavo registrando per sbaglio. E poi stavo comprando per l'emergenza assistenza. Ma non ce l'ho più la resa la sera cosa. Ma come cavolo si chiama? Non funziona più. Che devi urlare. Non urlare. L'hai fatto apposta perché stai. Ma non è niente, mi è caduto. Te lo giuro. Mi stavo facendo la doccia. Se la doccia non funziona, mi stanno andati un secco d'acqua. Ma come? Vestito, come fai a farti la doccia? Te lo giuro! Quanto riderei se poi si rompesse davvero. È uno scherzo! Ma non è subacqueo infatti questo. No, sì, è subacqueo. Rotto veramente adesso. Ma no, si è rotto. È spento, non guardarlo. È rotto veramente. Cioè, dammi sto cazzo. Diciamo, scherzo epico finito effettivamente male, possiamo dire questa volta. Adesso metto un video che potrebbe essere devastante. Non ho visto niente se non il primo millisecondo perché ho preso e ho messo pausa. E si chiama Morti e Ammazzati. Tu vedrai il primo secondo e capirai. Sono finte! Ognuno. Voglio vedere come cosa fanno a fare. Il video ha spostato una banda nera gigantesca. Tra l'altro. Andiamo a fare. Semiautomatica. Quindi si stanno addestrando, Mauri. E chiama, facciamo stare.
Vedi, te l'ho detto, si preparano all'età adulta. Non so come commentate questa cosa. Vedi, giochi siciliani. Piccoli siciliani crescono. Le remake del Padrino. YouTube Man a Napoli. Oh, ma che a Napoli, ma sarà una Messina lì. Ah sì, esecuzione. Parla latino. Quanta gente c'è? Tutti con le pistole in mano. Incredibile, un'altra dimensione. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Però è giunto il momento dell'annuncio, ragazzi. Devo fare un discorso abbastanza serio. Ve lo faccio molto semplice. È da un po' che ci penso. E l'anno scorso, come avete visto, avevo fatto una pausa e ho smesso di fare le reaction fino a settembre. Perché lo sentivo, non c'ho più tanta voglia, lo sentivo più come un obbligo, ok, come una sorta di dovere nei vostri confronti. Continuo a fare le reaction costantemente perché effettivamente è l'unico contenuto che portavo sul canale, che porto tuttora sul canale. Ho deciso, valutando e pensandoci, che non penso andrò avanti facendo queste reaction. Ormai il mio canale sta andando avanti solo di questo. Io mi sento quasi obbligato a portare questa reaction settimanale e quindi non lo faccio più tanto con piacere, lo faccio quasi più perché è un obbligo. Poi ovvio, quando siamo qua e c'è il video che ci fa ridere, come anche stasera abbiamo trovato dei video divertenti, è piacevole, però non mi va più bene. Sono cresciuto, ho 26 anni, non ho più il piacere che avevo prima nel fare queste cose. Mentre invece se fosse una roba tipo sporadica, quella volta ogni tanto in cui diciamo, ma sai cosa, facciamo una serata in cui ci guardiamo un video del cazzo, sarebbe molto più leggero e molto più carino. Ci ho pensato un po' a come voglio far evolvere il mio canale e la mia figura da influencer. Penso sia giunto il momento di abbandonare le tradizioni e di non continuare a farle soltanto perché sono le tradizioni. Quindi ho deciso di iniziare a portare più contenuti che si addicono alla mia figura. E quindi adesso non voglio stare a spiegarvi cosa ho intenzione di fare nel futuro in maniera dettagliata. Per farvela semplice, questo canale, ok, il canale Fieric, voglio tenerlo come canale personale in cui faccio contenuti molto sporadici, in cui cerco di fare contenuti veramente belli, come le potevano essere le donazioni agli streamer, quindi qualcosa dove proprio sento l'ispirazione e dico ok, faccio questa roba qua perché trovo che sia veramente figa e creare qualcosa che rimanga, che la gente si possa riguardare sempre, perché tu vedi, non so, un video delle donazioni agli streamer, immortale, fa sempre ridere. Io sono 3 anni che le ho fatte e sono 3 anni che ogni tanto mi riguardo e fanno sempre ridere. Le reaction ormai sono quella roba settimanale che la fai uscire, poi ok, nascono tanti meme, però sono pochi quelli che veramente ti prendono, sono pochi gli Stefano Carboidrati, i Romolo, quelli che veramente escono e poi ti rimangono tanto tanto impressi, capito? Quindi non voglio più portare le reaction come contenuto fisso, come contenuto settimanale. Se mai un giorno volessi fare la serata reaction la facciamo, però non aspettateveli più. Sapete che sto lavorando per portare delle cose molto fighe e che nessun altro in Italia ha fatto. Mauri lo sa e sapendo quello che voglio portare sa che non posso dirvelo. Spoiler, non sono una donazione di streamer. Oltre a questo, su Fieric Live sarò molto più attivo perché ho intenzione di ribrandizzare il canale. Non sarà più il Fieric Live dove sì, ci butto qualche gameplay preso dal live, ma lo richiamerò Fieric Gaming e sarà un canale incentrato sul gaming perché a me piace giocare. Voglio iniziare a fare cose che sento più mie e che mi piacciono di più e che mi rispecchiano di più. Preparatevi perché ho intenzione di fare della roba veramente figa. E non vi preoccupate, io ho 1000 canali, potrete sempre vedere di me, semplicemente non vedrete più le reaction PC Gaming. Seguitemi su Twitch, il link è in descrizione. Seguitemi su Fieric Live, che diventerà Fieric Gaming, dove inizierò a postare molti più contenuti, mentre questo canale attenderà nuove direttive. E quando avrò la scintilla che farò uscire il contenuto bomba, quello che veramente mi sento dentro, dico, sono ispirato, voglio portarlo, lo saprete.